telecamere entrano per la prima volta in questo acquedotto che ha rappresentato per la città di Anagni la possibilità di ricevere acqua potabile che prima era catturata attraverso delle piccole cisterne domestiche sotto le abitazioni e sotto i conventi. Il viaggio comincia da qui, un viaggio alla scoperta delle tracce del sottosuolo in grado di raccontare la storia e svelarne i misteri. Realizzato nel Settecento per volere del Papa, l'antico acquedotto di Anagni si estende per circa 2 chilometri. Era stata la popolazione di allora a chiedere un intervento per poter catturare le acque che si trovavano alla base dell'antica città di Anagni e trasportarla più a monte sino all'Acropoli. Ci troviamo nei sotterranei di Palazzo Gatti e quello che stiamo vedendo è una delle tante cisterne domestiche che sono servite agli abitanti di Anagni nel periodo in cui l'acqua scarseggiava. Le esplorazioni del sottosuolo della Federazione dei Gruppi Speleologici Ipogea sono iniziate in questi ultimi mesi. L'obiettivo è quello di realizzare una mappatura dell'Anagni sotterranea per documentarla e valorizzarla anche a fini turistici. Vogliamo riportare alla luce quello che è nascosto. Sappiamo che c'è molto, moltissimo. Ci sono cunicoli, ci sono grotte, ci sono varie cavità sotto questa città, anche molte inesplorate. E vogliamo portarla alla fruibilità di tutti, della città, del turismo, della cultura di questa città. I primi sopralluoghi hanno riguardato cisterne, acquedotti e cunicoli di drenaggio. L'acqua è l'elemento che ha condizionato per secoli la vita del popolo di Anagni. Le tracce arrivate sino a noi mostrano l'ingegno degli abitanti dell'antico borgo nel dotare le loro abitazioni di acqua. Tuttavia, la qualità stessa del liquido convogliato nei depositi provocò gravi malattie che nella seconda metà del Settecento furono oggetto di studi approfonditi. Le relazioni dell'epoca parlano anche di malaria. Indubbiamente la realizzazione dell'acquedotto La Sala risolse molti problemi, dando impulso allo sviluppo della città. Le esplorazioni sono partite proprio dal condotto sotterraneo dell'acquedotto La Sala, ma grazie alla disponibilità di alcuni cittadini che ancora dispongono di cisterne domestiche, sono stati effettuati anche dei sopralluoghi preliminari, ai quali farà seguito l'immersione degli speleosubacquei in una delle cisternine ancora alimentate da acqua. La città presenta un potenziale nelle aree sotterranee rilevanti, come tutte le aree dove gli insediamenti si sono aggiunti ai precedenti. I rimaneggiamenti sono rilevanti, ma trovare un filo conduttore della città storica attraverso il sottosuolo credo che sia un interesse non solo culturale ma anche sociale. Un percorso che presto potrebbe essere aperto a tutti gli appassionati. Questa struttura verrà resa probabilmente fruibile al grande pubblico dopo i nostri studi attraverso una riqualificazione naturalmente dell'intero tracciato, se non tutti e 2 chilometri, quantomeno larga parte dell'impianto idraulico. E il viaggio per ricreare quel legame tra sopra e sotto che costituisce parte della nostra storia e racconta ciò che siamo stati continua.